Allora, vi leggerò pezzi del capitolo 1 di Homo Tropicus. Innanzitutto, Homo Tropicus che cos'è? È un testo di 1600 pagine fatto da Fabrizio Dresla, 1600 pagine in cui ogni virgola viene una citazione scientifica. Tant'è vero che la bibliografia finale sono 250 pagine solo di bibliografia. Qui è riassunta tutta la documentazione scientifica mondiale, e parliamo di documentazione scientifica di PubMed di alto livello, non di Topolino e Pippo, è riassunta tutta la letteratura mondiale sulla nutrizione, tutta. Vi leggerò la parte sulla paleantropologia. Come dicevamo prima, Scusa, la anche parola è para o paleo vuol dire vecchio, paleoantropologia vuol dire i resti fossili dell'uomo, paleontologia vuol dire tutto quello che è vecchio, quindi anche resti animali e di piante. Sempre che specifichiamo che sono rarissimi, le fossilizzazioni sono rarissime e le fossilizzazioni complete sono impossibili. Quindi tutta la narrazione che ci hanno raccontato della paleantropologia, della paleontologia, è tutta basata su reperti rari e incompleti. Allora, questo è il capitolo 1. La scienza moderna, pur non avendo mai definito né il concetto di onnivorismo né la struttura onnivora della specie umana, o forse proprio per questo, ha rivolto il suo sguardo per trovarne il fondamento nel più problematico contraddittorio dei luoghi, ovvero il lontano passato evolutivo. Cioè, Dresda ci sta dicendo che nonostante lui abbia fatto un culo così a tutta la letteratura mondiale, la scienza moderna non ha mai definito né il concetto di onnivorismo, non c'è una definizione accettata nella scienza della nutrizione di cos'è l'onnivorismo, né la struttura onnivora della specie umana, e questo sarebbe impossibile, perché noi a livello anatomico e fisiologico non abbiamo una struttura onnivora. Si dà il caso però che mentre gli elementi che presentano una certa attualità o una storicità relativamente recente sono più o meno verificabili e confutabili, tutto quello che attiene a lontano passato preistorico è spesso inverificabile ed altamente discutibile. Se in generale la scienza moderna è sempre stata lontana da quell'universo di certezze che avrebbe voluto donare all'umanità, tanto più le paleoscienze, cioè le scienze delle cose antiche, ne sono sideralmente distanti. Non a caso pensare che esigui frammenti, reperti esigui e frammentari reperti per ricostruire milioni di anni di storia naturale, quando spesso è difficile ricostruire cosa è accaduto qualche secolo fa, ci dà l'idea della coltre di ambizione e presunzione dell'impresa. Un pezzo di osso, di dente e qualche pietra scheggiata o levigata spesso sono tutto il materiale su cui costruire elucubrazioni su scala geologica, del quale se ne può apprezzare alle volte l'ingegnosa architettura, ma se prese troppo sul serio se ne finisce per constatare l'indiscutibile e pretenziosa mancanza di ragionevolezza. E è citato l'autore che dice questo, Ghi, 2016. Ogni concetto espresso dal libro riporta il nome dell'autore e anno dello studio, Ghi, 2016. La formulazione dell'onnivorismo fa riferimento al concetto di speciazione, al percorso evolutivo della specie umana e dalle modifiche anatomiche e fisiologiche intervenute. Anatomiche e fisiologiche, conta solo questo. Ora, se il concetto di speciazione vuol dire come si forma una nuova specie, è oltremodo contraddittorio e problematico, la ricostruzione dell'origine e del cammino della specie umana nel corso di milioni di anni si rivela altamente improbabile. Mentre quello che dovrebbe essere il momento centrale della tesi onnivora, ovvero le modificazioni biologiche che giustifichino l'onnivorismo, sono totalmente inesistenti o irrilevanti. Infatti, tutti gli elementi a nostra disposizione di carattere scientifico, storico, culturale confermano in modo inequivocabile la natura frugivora e tropicale della specie umana, al netto di qualsiasi speculazione di carattere preistorico sull'origine della stessa specie umana. Frugivora vuol dire adatta a solo frutta e verdura, non ai semi. Cioè, tutto quello che puoi mangiare crudo è per te idoneo. Quindi no i cereali, no i legumi e no i semi oleosi. Frugivoro si intende questo. L'unico momento della storia in cui possiamo affermare con certezza che c'è stata una società che mangiava in maniera quasi frugivora è Okinawa, fino agli anni 60. L'unica cosa avevano la patata dolce, che rispetto alla patata normale non ti alza l'indice glicemico. Quindi godono di una salute perfetta. Però
mangiavano frutta, verdura e patata dolce. Capitolo 1.1. Evoluzione e speciazione. Definire l'origine o comunque l'evoluzione di una specie si rivela particolarmente problematico. La teoria dominante mostra numerose difficoltà esplicative su come mutazioni spontanee selezionate dall'ambiente possono generare gradualmente e lentamente nuove specie, allo stesso modo di repentine accelerazioni. Studio di Foley e altri del 2016. Infatti, la maggior parte delle mutazioni non sono spontanee, ma sono indotte da agenti chimici o fisici e sono degenerative, cioè la maggioranza delle mutazioni casuali presenti in qualsiasi specie sono negative, deleterie, e vengono selezionate per cui chi le ha non prolifica, o la cui prole non va avanti. È solo un 10% delle mutazioni casuali che potrebbe essere favorevole. Invece le mutazioni spontanee non solo sono rare, in genere ogni gene di 1.000 basi conosce una mutazione spontanea prodotta per errore solo ogni 1 a 10 milioni di cicli di replicazione, ma la maggior parte di queste sono neutrali e solo poche sono potenzialmente benefiche o nocive, e per giunta la stragrande maggioranza, se non la totalità di queste, viene comunque riparata o ripristinata attraverso la reversione. Studio di Madigan e altri del 2016, Palmarini, Gattelli, Fodor 2010. Si aggiunge inoltre che non tutte le mutazioni sono adattive, anzi la maggior parte non conoscono selezione, così come avviene nella deriva genica. Infine, a complicare il quadro, le variazioni anatomiche e fisiologiche non sono la variazione di un singolo gene, ma di un pool collegato di geni. Quindi anatomica vuol dire la morfologia, fisiologica il metabolismo interno. Le origini della specie umana, così come per tutti i primati, in realtà per tutte le specie animali, sono controverse, in particolare nel determinare luogo e periodo, data la mancanza di dati paleontologici fondamentali. Studio di Ghi del 2016, Pickford e altri del 2005, Thomas del 92. Infatti i resti sono rari, mai completi e non rappresentativi, e con vuoti temporali enormi, difficili da identificare e datare. Inoltre la situazione si rivela ancora più problematica, in particolare zone come l'Africa centrale, in quanto ricoperta da foreste che non permettono di effettuare scavi, in quanto nell'habitat forestale l'alta acidità del suolo degrada la materia organica prima che fossilizzi. Studio di Cervallone del 98, Ghi del 2016 e Spiedini del 97. Già per i primati superiori antropoidei, cioè antropoidei vuol dire simili all'uomo, sono quattro: i due africani, il gorilla e lo scimpanzé, e i due asiatici, l'orango e il gibbone. Già per i primati superiori antropoidei non è dato sapere né i possibili precursori né il periodo certo della loro origine, se non che i loro resti fossili più antichi in nostro possesso datano forse intorno ai 30-40 milioni di anni fa e sono situati nell'Africa equatoriale. Studio di Ghi del 2016 e Spiedini del 97. Invece i primati ominoidi, la superfamiglia ominoidea, si suppone che appaiano oltre 20-25 milioni di anni fa e si siano spostati dall'Africa solo dopo gli sconvolgimenti geoclimatici di 15-16 milioni di anni fa. Studio di Thomas nel 92. La famiglia degli ominidi, ominoidea, invece si suppone risalga ad almeno 7-8 milioni di anni fa. Studio di Pilbeman nel 96. Sebbene la separazione del genere Homo dagli altri ominidi, sottofamiglia ominide, data intorno ai 6-7 milioni di anni fa, sembra in realtà risalire già almeno 13 milioni di anni fa, studio di Pickford del 2005. Io passerei adesso da Homo tropicus, dato che poi ho approfondito ancora meglio la questione attraverso un autore che lo stesso Fabrizio Dresden mi ha consigliato, Marco Ragusa, biologo molecolare di Catania, professore universitario. Ha fatto tutta un'analisi sul fatto che l'uomo è domesticato, che è proprio il suo libro, tutto dimostra in maniera inconfutabile che l'uomo è una specie domesticata. E nell'arrivare a questo studia anche la paleantropologia classica. La cosa fondamentale di Ragusa è che ci espone il fatto che la narrazione moderna della paleantropologia moderna ci dice esattamente che il nostro antenato, che nella narrazione classica sarebbe Lucy, l'australopiteco Lucy, è in realtà una scimmia, non c'entra niente con l'uomo. Ricordate cosa dicevamo prima? C'è un antenato in comune fra l'uomo e la scimmia. L'uomo non è una scimmia, la scimmia non è un uomo,
avrebbero un antenato in comune. Da quell'antenato in comune si è sviluppato il ramo scimmia, che è un quadrupede, e si è sviluppato il ramo bipede, che è l'uomo. L'uomo non c'entra niente con la scimmia se non per il fatto che appartiene alla famiglia dei primati e ha lo stesso, ha caratteristiche anatomiche e fisiologiche similari. Cosa ci dice Ragusa analizzando i Buonasera. moderni paleontologi? Salve. Ci dice che non solo è stato dimostrato nel corso della storia che alcuni resti fossili sono stati modificati in maniera truffaldina dai paleantropologi classici per dimostrare le loro deliranti teorie, ma i paleantropologi moderni dimostrano che l'australopiteco è una scimmia, non c'entra niente con l'uomo, Lucy non c'entra niente con l'uomo. Ma la cosa più sconvolgente è che la narrazione classica ci dice che, della paleantropologia, che l'uomo avrebbe degli antenati antichi, che assomiglia all'uomo di Neanderthal, l'uomo di Neanderthal si è estinto e il primo uomo, cioè per uomo si intende che ha una postura eretta, questo è il primo uomo, sarebbe l'uomo habilis, no? Quello che dice che sa fare le scheggiature, quelle cose lì. Ora, la paleantropologia moderna ha dimostrato che non solo era una truffa dire che l'australopiteco era un bipede, che era un uomo, ma in realtà era un quadrupede, era una scimmia. Anche l'homo habilis, la paleantropologia moderna, ci dice che è una scimmia, non c'entra niente con l'uomo, ed era un quadrupede. Anzi, che assomigliava in maniera pazzesca all'australopiteco. Quindi la paleantropologia moderna ci dice che il primo uomo eretto, guarda caso, è quello che si chiama Homo erectus, omen nomen. E da lì si trovano i resti, e che anche il Neanderthal era eretto, ma vengono distinte, che il Neanderthal si estingue, è una specie che si estingue, e noi deriveremmo dall'Homo erectus, poi Homo sapiens, Homo sapiens sapiens. Quindi la narrazione classica non è che è cambiata. Attualmente, all'università e attualmente, nonostante siano stati ridicolizzati dalle paleantropologi moderni, è ancora una narrazione classica, quella che ci dice che la scimmia australopiteco, la scimmia Homo habilis sono uomini, ancora quella dominante, sia nei testi universitari che nella normale narrazione della società scientifica paleantropologica, no? Sapete che ogni branca della scienza ha la sua società scientifica che fa i convegni, che ha una narrazione dominante. Questo cosa ci dice? Che in una materia che non interessa a nessuno, la paleantropologia non interessa a nessuno, se non agli specialisti, una materia poco pubblicizzata, dove non ci sono interessi economici, è già piena di truffa. Cioè una materia scientifica, che non ha interessi economici, che non interessa a nessuno, che è una nicchia, è piena di narrazione truffaldina nella narrazione classica, nella narrazione dominante. Ora io vi domando, ma allora in quelle materie scientifiche dove è pieno di conflitto di interessi, che ne so, il medico dopo la laurea viene formato dall'informatore farmaceutico, viene educato dall'informatore farmaceutico sulle novità scientifiche. Le novità scientifiche in medicina emanano dalle lobby farmaceutiche. Lì c'è un pochino di conflitto di interesse, ma se in paleantropologia la truffa è totale, cosa sarà nelle altre branche scientifiche? E mi riferisco in particolare alla nutrizione. La nutrizione è una branca scientifica. Nutrizionisti sono biologi che si specializzano in nutrizione e dietologi sono medici che si specializzano in dietologia. Ben inteso che il biologo ha delle basi di chimica e di fisica, il medico no. Quindi il biologo è una persona che può parlare di nutrizione con un minimo sindacale di capacità. E il medico, forse, il medico, non avendo le basi di chimica e di fisica, come fa a parlare di qualcosa per cui noi alla fine, in penultima analisi, siamo chimica, ma in ultima analisi siamo fisica? Non è che si può scappare da questa cosa. Per questo un biologo genetico ne sa più della narrazione classica sulla paleantropologia. Quindi, abbiamo appena dimostrato che l'australopiteco e l'homo habilis sono delle scimmie. Non è una cosa da poco.
Capisco che è una cosa che magari non vi può stupire, però sappiate che all'università lo studente studia che l'Homo habilis è un uomo, è un bipede, e non lo è. Tutta la tesi di Ragusa è che siamo addomesticati, lui, anche lui si domanda su come abbiamo fatto, lui ipotizza che vi sia stata una cosiddetta domus. Io tra l'altro gli ho scritto a Ragusa, gli ho detto, ma senti, ma forse può essere che a un certo punto dell'evoluzione l'uomo sia, ci sia stata la glaciazione, siano morti quasi tutta la specie umana, si siano salvati alcuni e siano in maniera, non lo so, rocambolesca, finiti in una conca tale per cui non ne potevano più uscire. All'interno di questa conca si sono forse autoselezionati quelli più mansueti, si è creata una gerarchia di quelli più furbi, che magari imprigionavano quelli più. Parliamo di una conca enorme. Ma una Questa conca senza predatori, però. una conca senza predatori, bravo, perché se no non sarebbe durato un nanosecondo. Questa è l'ipotesi che io ho fatto dopo che ho conosciuto il pensiero di Ragusa. Prima pensavo, sì, forse, perché non vedo come altro, in che altro modo ci possiamo essere auto-addomesticati. Ma noi esistevamo già quando c'erano i dinosauri? Domanda proprio da bambino. In teoria no. Perché sono scomparsi con la Sono glaciazione. scomparsi, dicono, con un meteorite che ha creato una nube che ha oscurato il sole e per cui gli animali più grossi non potevano più esistere, non potevano più avere, diciamo, cibarsi e sono sopravvissuti quelli più piccoli. Però parliamo di una datazione molto, molto vecchia. Si presuppone che l'uomo, o comunque i primati, siano nati intorno ai 60 milioni di anni fa. L'uomo tra i 6 e i 12 milioni di anni fa. Questo è quello che dice la paleantropologia. E, vabbè, abbiamo dimostrato che la paleantropologia classica non solo è una truffa, ma è ridicola. Tra lo sviluppo del pensiero di Ragusa va tutto nell'addomesticamento dell'uomo, dove specifica che siamo una specie neotenica. Cioè noi abbiamo tratti infantili da adulti, siamo, le specie normali sono infantili nella fase dello sviluppo e sono da adulti, sono molto diverse da quando sono infantili. Lo scimpanzé cucciolo non c'entra niente con lo scimpanzé adulto. Se voi vedete le foto di uno scimpanzé, il viso di uno scimpanzé cucciolo, dello scimpanzé adulto, innanzitutto è uguale a noi, il prognatismo, cioè non ha l'allungamento del mento, lo scimpanzé. C'è uguale come noi, lo scimpanzé adulto ce l'ha, lo scimpanzé adulto i denti diventano molto più grossi, invece noi abbiamo denti piccoli come lo scimpanzé piccolo, lo scimpanzé cucciolo è depigmentato, cioè è molto meno colorato, ha molti meno peli, sono molto più sottili i peli. Noi non è che siamo glabri, è che i nostri peli sono sottilissimi, i peli di una scimmia sono enormi, non è che la scimmia ha più peli di noi. Che ce li ha enormi e sembra che abbia, sia ricoperta. Quindi abbiamo tutte caratteristiche identiche al maiale rispetto al cinghiale. Il maiale assomiglia a un cucciolo di cinghiale, il gatto assomiglia a un cucciolo di gatto selvatico, il cane assomiglia a un cucciolo di lupo. E noi abbiamo la stessa cosa, solo che non sappiamo chi è il nostro lupo, cinghiale, gatto selvatico. Probabilmente non potremo mai sapere se ci siamo autodomesticati, non esiste. O se esiste, è nascosto, perché non vedo per quale motivo non debba essere palesato. Che siamo una razza mansueta, passiva che esegue gli ordini, ok, ma che di fatto siamo mansueti perché eseguiamo gli ordini della società. Nella famiglia, nella scuola, i cosiddetti ribelli in realtà sono tutti finti, perché ribelli di cosa? Beh, però invasioni, guerre, conquiste abbiamo Quella è fatto. violenza, quella è proattiva, ma non è reattiva. E chi è che fa questa violenza? Chi esegue gli ordini? Chi è che va a fare la guerra?
Vanno i soldati, vanno i mercenari, vanno popolazioni coscritte, obbligate, quindi sempre in maniera passiva. Tu dimmi una erano gli guerra. imperatori che in maniera reattiva si usavano, L'imperatore? No, non è comunicavano. reattiva, eh? No, È però proattiva. Reattiva è quando tu loro reagisci a uno stimolo esterno immediatamente, in maniera selvaggia. Però dà ordine l'imperatore. sì, E tutti quelli che vengono sotto l'imperatore sono tutti certo, passivi, quindi non usavano. sono selvaggi. Chi è che esegue gli ordini? Uno che è passivo. E a bocca al propaganda. Questo per quanto riguarda l'attivismo passivismo fisico. Poi c'è l'attivismo passivismo mentale. La propaganda serve a creare, che poi non c'è tanto da creare. Se la specie è già mansueta, non c'è bisogno di tutta questa immensa propaganda, narrazione. Per farvi un esempio concreto di quanto sia strano tutta questa propaganda, perché in realtà la specie è già mansueta, è già poco intelligente. Vi leggo una cosa uscita sul New York Times. New York Times è uno dei massimi esempi di propaganda al mondo, che però a volte non può farsi sfuggire qualcosa di poco logico o che è strano nella narrazione del pensiero dominante. Israele, il titolo è Israele sapeva dei piani di Hamas un anno prima gli attacchi. Ora tutti sapete, no, che a ottobre c'è stata questa, Hamas ha fatto questa strage di israeliani. Non tutti sanno che Hamas era finanziata indirettamente, ma in realtà direttamente, da Israele. Tutti i finanziamenti che arrivavano da Hamas nella striscia di Gaza provenivano da Israele o erano permessi da Israele. Israele poteva bloccarli quando voleva. La striscia di Gaza e la Cisgiordania sono colonie di Israele dove sono schiavizzati i palestinesi e dove i coloni israeliani, in maniera molto razzista e coperti dai soldati israeliani, agiscono in una maniera violentissima nei confronti dei palestinesi, che sono proprio segregati attraverso delle mura, delle cinta. E soprattutto in Cisgiordania, tutti parlano della striscia di Gaza, ma nella striscia di Gaza, prima di questa guerra, vivevano quasi, quasi normalmente. In Cisgiordania non hanno mai vissuto normalmente, sono segregati e nessuno ne parla. Il New York Times rivela una serie di documenti interni di intelligence. Ora, intelligence. Il Mossad è famoso in tutto il mondo per essere il più efficiente, il più famoso insieme alla CIA, servizio segreto del mondo. Come cazzo è che il Mossad non sa che Hamas sta per fare un'operazione così palese, così forte, così grossa, che per cui c'è bisogno di una preparazione pazzesca di anni? Il Mossad non lo sa. Servizio segreto più famoso del mondo? I servizi segreti si dividono in interni ed esterni. La CIA è il servizio segreto esterno degli Stati Uniti, che spesso insieme al Mossad ha un matrimonio, e il Mossad è il servizio esterno di intelligence di Israele, che è famoso in tutto il mondo. Mossad è quello che ha ucciso tutti i terroristi che fecero la famosa strage alle Olimpiadi di Monaco. Il Mossad li ha identificati tutti e nell'arco dei 5-10 anni seguenti alle Olimpiadi di Monaco li ha ammazzati tutti uno per uno. Questo è famoso, ci hanno fatto un libro, ci hanno fatto un film, è famosissima questa storia. O Sì, dicono che sia più potente ancora della CIA. Forse forse è la stessa cosa, dato è la stessa cosa, che sì. Israele è un braccio degli Stati Uniti. Braccio armato degli Stati Beh, no, anche gli Stati Uniti sono armati. Sì, lo so. Però non si capisce dove inizia uno e finisce l'altro. Dagli Stati Uniti arriva la notizia che il governo israeliano era al corrente del piano di battaglia di Hamas per l'attacco del 7 ottobre, più di un anno prima che accadesse. Ha scritto il New York Times sulla base di documenti, email e interviste, aggiungendo che i dirigenti dell'esercito e dell'intelligence israeliani inquadrarono un piano come ambizioso, ritenendolo non troppo facile da realizzare per il movimento estremista. Questi sono i dirigenti dell'esercito israeliani che dicono questo. Il documento di circa 40 pagine, che le autorità israeliane chiamarono in codice Muro di Gerico, delineava punto per punto esattamente il tipo di devastante invasione che ha portato alla morte di circa 1200 israeliani. Il documento tradotto, esaminato dal New York Times, non fissava una data per l'attacco, ma descriveva un attacco metodico progettato per distruggere le fortificazioni intorno alla striscia di Gaza, prendere il controllo delle città israeliane e assaltare le principali basi militari.
Hamas, secondo il quotidiano, ha seguito il progetto con una precisione scioccante. Inutile che vada avanti a leggere, no? È già, quello che vi ho letto è già indicativo del fatto che tutto, si sa già tutto prima. Gli americani volevano entrare in guerra durante la Seconda Guerra Mondiale, erano perfettamente a conoscenza attraverso le intercettazioni radio che i giapponesi li avrebbero attaccati a Pearl Harbor. Tanto è vero che segretamente misero tutte le navi più vecchie a Pearl Harbor, questi sono fatti storici documentati, e subirono le morti che subirono a Pearl Harbor, e facendo uscire poi sui giornali il giorno dopo: oh, ci hanno attaccati i giapponesi, caspita, dobbiamo reagire, o che ne so. Ma non è stato un attacco sorpresa? Ma va, no, no. Beh, storicamente documentato. Ho guardato il film e quindi... Certo, che diavoli vestono, no? quindi per l'avoro è stato provocato dagli americani? Per avere semplicemente il motivo per andare, sapevano, per buttare giù la bomba atomica. Esattamente come, che ne so, quando dissero che Saddam Hussein aveva le armi di distruzione di massa, non le hanno mai trovate, ma loro volevano invadere l'Iraq. Per non stare qui a dilungarci sulle torri gemelle, che due aerei avrebbero fatto cadere tre torri. A parte che erano torri progettate per resistere al più grosso degli aerei, perché quei grattacieli erano fatti apposta per subire l'impatto degli aerei. E quindi qualsiasi demolizione, voi avete visto, è una demolizione controllata, sì, perché è vero che cadono verso il basso. Ma la cosa sconcertante è che l'opinione pubblica americana e mondiale è stata zitta, pensando che la terza torre è caduta proprio dello Spirito Santo. E questa è ancora la narrazione corrente. La terza torre, la narrazione dice che è caduta perché gli sono cadute addosso le altre due torri. L'altro giorno ho visto un programma televisivo dove il conduttore diceva: queste teorie complottistiche delle torri gemelle, sì, va bene, erano solo due aerei, ma la terza torre, è già strano che un giornalista sappia che esiste la terza torre, nessun giornalista sa che esiste la terza torre. Dice: la terza torre è caduta perché le altre due torri gli sono cadute addosso. Se qualcuno pensa che le due torri siano cadute alla terza addosso alla terza, mi deve dire che film ha visto. Che non film ha visto? Non sono cadute su se stessi. Così. Sì, però la narrazione è che la terza torre non ha subito nessun aereo, è caduta perché o per lo Spirito Santo o perché qualcuno ha visto un film dove le altre due torri le cadono addosso. Potete confondere. Comunque, questo era quello che vi volevo dire sull'uomo addomesticato, quello che dice Ragusa, che vi ricordo che è un biologo molecolare di una certa fama, con 3.000 dottorati, 3.000 pubblicazioni scientifiche. E, ricapitolando, gli svantaggi evolutivi dell'uomo: il bipedismo ti rallenta, di fronte alla savana, agli predatori della savana, non si capisce come ha fatto a sopravvivere, che è impossibile. La testa troppo grossa, che ha bisogno del fatto che ci sia una badante quando la specie prolifica, testa troppo grossa non esce facilmente dalla vagina della donna. Com'è possibile che sia sopravvissuto? Non si sa. Testa troppo grossa che non serve a niente, perché non ha le sinapsi, non può formarsi le sinapsi, non c'è nessuno che, non c'è un software, non c'è niente che aiuta a formare le sinapsi nella specie. La neotenia, cioè le caratteristiche dello scimpanzé cucciolo, la specie umana, è depigmentata, è glabra, è mansueta, cioè il naso uguale a quello dello scimpanzé, non c'è il naso dello scimpanzé cucciolo, non quello dello scimpanzé grande, non c'è il prognatismo dello scimpanzé grande, la fronte, tutto, non c'è l'arcata, identica. Quindi siamo degli scimpanzé, tra l'altro, disadattati. Che lo scimpanzé in natura mangia solo frutta e verdura, mangia solo la frutta sugli alberi. Se l'uomo non gli devasta la foresta, sta sullo stesso albero a mangiare frutta così. Ta, 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 ta. Che siamo mansueti e passivi, come tutti gli addomesticati, non credo ci sia da discutere.
Insomma, io vi consiglio questo libro qua, L'uomo naturale di Marco Ragusa, ma trovate anche dei video dove lui addirittura ha fatto dei video con Biglino, perché anche Biglino sostiene questa teoria dell'uomo domesticato. Ma quindi questo uomo domesticato che va al supermercato a comprare i biscotti? I biscotti. Biscotti vuol dire cotto due volte, no? Biscotto. O tre. O triscotto. Quindi cosa vuoi dire? Il ricotto. Da dove arriva? Io questo non lo so, però so che la narrazione è tutta ridicola. Ridicola. Cioè devi essere proprio uno sfigato per portare avanti quella narrazione. Almeno, se sai un po' di dignità, dici non lo so, stai zitto. Quindi la mia ipotesi, te l'ho detto, che questa elite dominante del Kurgan patriarcale sia diventata all'interno della gerarchia una supereroe occulto, analogamente alla massoneria o alle società segrete, il superiore occulto non è più un obiettivo, no? Del branco. Il superiore palese è un obiettivo. Che ne so, il superiore palese può essere i capi mafia, il capo del sindacato, il capo di Confindustria, che può essere fatto fuori in mille maniere. Basta che gli minacci la madre o lo metti in qualche situazione, che ne so, ti inventi che è un pedofilo, tutto quanto. Il superiore occulto, essendo occulto, la parola occulto è una parola che ha un significato, come fai a farlo fuori? Anche volendo, non cambierebbe niente, non è che quando fanno fuori i superiori palesi cambia qualcosa. Ma fare fuori il superiore occulto, è ovvio che il superiore occulto comunque gli dà fastidio che ci siano nascano degli umani che siano reattivi, che non subiscano gli ordini, e gli dà fastidio. Allora dirà ai superiori palesi, quelli me li metti in carcere o li ammazzi. E come fanno a prolificare in carcere, forse li hanno ammazzati? E quindi continueranno a prolificare. Ma secondo te questo occulto sono esseri umani? Sì, sì, certo. Io ipotesi aliene o stravaganti non ci credo. Non c'è bisogno. Sono sopravvissute anche loro? Sì, sì. Ma in qualche modo attraverso la gerarchizzazione indirizzano, la gerarchia permette di indirizzare l'andamento del popolo. Perché un conto è il matriarcato che viveva in democrazia diretta, ognuno aveva il suo villaggio, o addirittura le poleis greche, che ognuna aveva la sua storia, anche Sparta aveva la democrazia diretta, anche se non viene pubblicizzata, così come Atene. Ma nella gerarchizzazione, poi l'emico interno, l'Occidente, è diventato, fa così schifo, perché non è stato permesso alle poleis greche che vivevano in democrazia diretta, e tutte le materie scientifiche nascono tutte nell'antica Grecia, tutte, nessuna esclusa. Le uniche materie pseudoscientifiche che nascono non dai greci sono la psicologia e la psichiatria, che non sono materie, sono Topolino e Pippo. Perché una specie che è frugivora e che quello che ha nel sangue deriva da quello che mangia, e tu mi vai a fare uno studio psicologico sul perché si comporta in maniera strana. Innanzitutto la psicologia è stata creata da un cocainomane, Freud era un cocainomane, ed è stata proseguita da uno che parlava con gli spiriti e che si scopava dei suoi pazienti. Jung parlava con gli spiriti e si scopava una sua paziente. Ditemi voi se questa è una scienza. Alla fine, Max, stiamo giocando un gioco che non ci conviene però giocare. Nel senso che? Non lo so. Ci stiamo dando sui piedi. Io mi sento un burattino a questo punto, se seguo. Però è meglio essere un burattino consapevole che avere il dubbio ma non affrontare mai il dubbio. Adesso, perché tutti, certo, tutti hanno il dubbio di vivere, cioè tutti quelli che sentono la narrazione moderna, la narrazione, no, tutti quelli che sentono dire che Israele fa bene a uccidere 6.000 bambini e 15.000 civili in Palestina, tutti hanno il dubbio che sia una cazzata. Vabbè. Però la maggior parte dice no, è vero, Israele si deve difendere, no? Sì, certo, c'è gente che proprio si deve. Ma tutti hanno il dubbio dentro, dai. Però non lo sviluppano. E questo ti porta ad avere anche il cancro, per dire, ad avere malattie, no? Okay. Tenerti il dubbio dentro. Qua c'è un'altra cosa. Se tu decidi consapevolmente di vivere su questa terra, con tutto questo... E ci sei nata, non è che ci si adatta. Ma se tu vuoi continuare ad essere te stesso, devi vivere a questo punto nascosto. Cioè, non ma te stesso cosa vuol dire? Prima devi capire chi sei. Sì, certo.
Cioè, tu non vuoi scendere a compromessi, tu non vuoi ascoltare tutto quello che ti deriva da queste informazioni generali. Adesso io parlo. Però devi anche sopravvivere, nel senso non devi farti ammazzare. Esatto. Non devi rientrare in quel novero in cui il supereroe occulto ti fa ammazzare. Esatto. Per non correre questo rischio devi vivere, cioè fare una vita coerente. Da nascosto. Cioè rimani coerente con te stesso, ma nascondi a tutti gli altri quello che sei effettivamente. Sì, però... Perché se vuoi salvare la pellaccia, sempre che alla fine ne valga la pena... Sì, punto... però possiamo pensare che prima di me, prima ci sono stati personaggi che hanno divulgato cose pazzesche, Aurizio ha divulgato cose pazzesche, sembra che non l'abbiano ammazzato, o no Antonio? Dopo ce ne parlerai. E quindi alla fine... I cosiddetti supereroi occulti, non gli garba ci sia gente che prende le pistole o prende le spade e cerca di ammazzarlo, ma che ci sia fisiologicamente una possibilità di dire la tua in un mare magnum di cazzate in cui non se ne accorge nessuno, non è che vengono ammazzati a creare il martire, no? O no, Antonio, tu cosa dici? Il problema del senso della vita è come un taglio che vuoi dare alla tua esistenza, se è un'esistenza clandestina astuzio, se è un'esistenza di dignità anche a rischio e pericolo. Certo, però in un mare magnum di cazzate, anche se tu dici una verità che non viene percepita, non sei pericoloso. Cioè se tu c'hai 10 visualizzazioni, sì, è un conto, se ne hai un miliardo è un altro. Però è un germe che si può diffondere. Sì, non sappiamo la tempistica però. No, però. Ti ha risposto Antonio. Io direi che sulla parte parantropologica abbiamo detto tutto. Io dedicherei giusto qualche passaggio sulla longevità, perché vorrei riparlare un attimo di senescenza e longevità. Allora, in tutte le culture civilizzate ed indigene vi è sempre stato posto per miti e credenze connesse con l'immortalità, i quali sembrano aver giocato un ruolo di sublimazione nella progressiva perdita di longevità e salute. Ricordatevi, longevità e salute. Non c'è longevità senza salute. Da parte dell'uomo. Infatti, una volta persa la speranza per ideare l'immortalità terrestre, questa è stata relegata a un ipotetico al di là, al ciclo delle reincarnazioni addirittura. Certo, osservando il mondo che ci circonda e che ci ha preceduto, almeno quello raccontato storicamente, il destino mortale non sembra lasciare spazio a nessun volo pindarico della fantasia o del desiderio. In ogni epoca filosofi e poeti hanno visto nella vita e nella morte una diade inseparabile, ovvero senza l'una non sarebbe concepibile nemmeno l'altra, tanto da far affermare a Jean-Paul Sartre che la morte è dare senso alla vita. Lo stesso Nietzsche, rileggendo la tragedia greca, vedeva nella figura del tragico il simbolo della massima forma di saggezza concessa all'umano, ovvero la consapevolezza della morte, come necessità e come destino. Sembra che risponde a te, Nietzsche o Sartre. Scusa Max, Jungzat. Sugli Unza abbiamo, non c'è nessuna prova scientifica. No, non c'è nessuna prova scientifica di questo. Hanno fatto gli studi sugli Unza e non c'è nessuna prova. Che dicono che quella partorita a 70 anni. Gli Unza è una popolazione che storicamente nel mondo alternativo vengono portati avanti prima che esistessero le zone blu, e le popolazioni longeve venivano in Abkhazia, che è vicino, mi pare, la Russia, gli Unza e Vilcabamba in America Latina, in Perù, mi pare. Ma tutte queste, diciamo, popolazioni in realtà erano solo racconti mitologici, non c'è nessuna prova che gli Unza vivessero così tanto, anche perché gli Unza vivono a 3.000 metri sul livello del mare, non è una posizione molto naturale. Mentre le zone blu sono state studiate e ristudiate, infatti adesso qua studiate con l'analisi del sangue, Il ritardato invecchiamento si vede dall'analisi del sangue. La loro longevità era data dall'acqua,
Sì, dicono che c'era un'acqua alcalina, ma quello che tu chiami longevità è narrazione mitologica fatta da, in maniera non Dagli scientifica, americani. da, non lo so, da, Sì, li ha da, 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 studiati Norman primo. da non sono stati studiati, gli americani hanno studiato l'Okinawa. Noi conosciamo Okinawa grazie agli americani. Ma gli Hunza sono stati una narrazione così di un viaggiatore che è andato là e ha raccontato quattro cazzate. Però Max, dicono che le donne partorivano a 70 anni Sì, ma chi lo dice? Una narrazione di, di fare una, di un'analisi. uno che è andato là. Ha detto quattro cazzate, ma non c'è nessuno studio, non ha fatto l'analisi del sangue. Tu mi devi fare l'analisi del sangue per dirmi se c'è un ritardato invecchiamento. Il ritardato invecchiamento si vede solo da un fattore. Se il deindroepiandrosterone, che è il precursore del testosterone, è elevato. Se il deindroepiandrosterone è elevato, vuol dire che non solo non hai malattie, ma a 100 anni hai il fisico di un giovane. Quello si chiama ritardato invecchiamento. Quella è una zona blu. Anche se ha Non c'è malattie, nessuna prova. quello non Non c'è, è una narrazione fatta. È come se tu prendi, vai lì nella zona di Hunza, vai, fai un video su YouTube e dici: ho visto uno che ha partorito a 90 anni. poi magari non aveva 70 anni, però dimostrava, perché alcuni non hanno neanche documenti. Allora, è vero che sono tendenzialmente vegetariani. Ed è vero che tutta la narrazione mondiale, le zone blu, quelle ufficiali, lo Jastra in Sardegna, l'isola di Icaria in Grecia, la penisola di Nicosia in Costa Rica, più la vera zona blu di Loma Linda in California, più l'unica zona blu assoluta di Okinawa. Queste cinque sono zone blu, basta. In queste sono tutti vegetariani di base. Nello Jastra, loro chiamano semi-vegetarismo. Nello Jastra sono semi, lo studio storico sono vegetariani, poi se sono stati occidentalizzati è un altro conto, adesso non hanno Però più. chi vive vicino al mare, io dubito che non mangiano pesci. Okinawa non c'è. Allora, lo studio originale su Okinawa, hanno fatto lo studio su quello che mangiavano fino agli anni 60. 1% di prodotti animali. 1% di prodotti animali. Che cosa vuol dire 1%? Vuol dire zero. Frutta, verdura e patata dolce. Praticamente erano quasi frugivori, quasi fruttariani. Se non fosse per la patata dolce, la frutta. No. Quello che tu non conosci di Okinawa è che è lo studio originale fatto scientificamente è l'1% di prodotti animali. Probabilmente loro Non per pescavano Okinawa. Tu confondi Okinawa col Giappone. Okinawa non c'entra niente col Giappone. Negli anni però hanno 60. il mare, hanno Sì, ma non c'entra niente. Hanno anche le il mare. Io montagne. A dubito nord di che Okinawa hanno le montagne. Lo studio su quello che mangiavano è stato fatto rigorosamente dagli americani. E poi no, mi Wilcox. seguo tipo la mia, io non ho letto niente, però la logica, io sono al mare, ho fame, vedo il pesce, ho il fuoco, Sì, cioè ma come logica Loma mi Linda, no? immagino. La comunità di avventisti del settimo giorno, sta in California, sta sul mare. Sono vegetariani barra vegani. Non è che allora un vegetariano barra vegano non può vivere, un fruttariano non può vivere vicino al mare? Tu devi Probabilmente pensare, la latitudine di mi Okinawa seguo è molto bassa, un'altra. la latitudine di Okinawa è sotto quella italiana, non mi ricordo. Quindi pensa quanta frutta. Tu pensa anche l'orso. L'orso sta mangiando, dato che c'è un piccolo riscaldamento del pianeta, che non è come la narrazione dominante, ci vuol dire dipende dai cicli solari, l'orso d'estate mangia le bacche, non tocca neanche un salmone, mai, durante l'estate. Adesso sembra che sia allungato il periodo in cui le bacche sono disponibili per l'orso. E l'orso non tocca un salmone finché ci sono le bacche. Questo perché? Perché la bacca non solo gli dà energia, perché è un frutto che ha i glucidi, il glucosio, non ha dispendio energetico per prenderla. Mentre per prendere i salmoni si deve fare un culo così. Ha un dispendio energetico per avere un qualcosa che gli dà pochissima energia. Quindi Sì, quando ha bisogno mangia il salmone. ce l'ha l'acqua vicina l'orso. Ma mangia la frutta. Okinawa ha una latitudine tale per cui sono piene di frutta. Adesso non mi ricordo il che parallelo è, però è piuttosto basso, molto più basso Però il dell'Italia. periodo che non c'è la frutta, No, là no, c'è la frutta. è quasi è tropicale, è Non c'è tropici. senso. I tropici iniziano a. Non mi ricordo a che parallelo. C'è sempre. Gli stessi gorilla mangiano solo frutta, sempre. Dato che vivono ai tropici, a meno che l'uomo non gli tira via gli alberi. Quindi perché, anche se c'è l'acqua, c'hanno i laghi anche, no? Ai tropici, perché dovrebbero mangiare il pesce? Max, sto dicendo, lì a Okinawa probabilmente non ho capito,
che mangiare un cadavere non era tanto salutare. Non lo sappiamo il motivo per cui si forma una... Sì, sappiamo a Loma Linda che perché la loro religione è vegetariana vegana. Il motivo di Okinawa non lo sappiamo, semplicemente magari avevano tanta frutta, tanta verdura. La patata dolce non gli creava malattie, mentre la patata normale ti porta al diabete, ti porta a malattie. E a un certo punto gli americani, no, dopo la seconda guerra mondiale, mettono la base militare a Okinawa, cominciano a vedere tutti questi centenari su Okinawa. Ma come, gli americani che sono il cesso del pianeta, che mangiano le cose più cesse del pianeta, che hanno un'obesità pazzesca, hanno una mortalità pazzesca, hanno una longevità che è pari a zero, arrivano lì e si trovano tutti questi centenari che corrono. Hanno cominciato a fare degli studi. Infatti lo studio originale, proprio fatto dagli americani, quello studio che dice che mangiavano l'1% di proteine animali, fatto dagli americani. E dopodiché c'è stato questo Wilcox, che ha fatto una marea di studi sui dati prodotti dalla base, dai medici americani, si è studiati Wilcox tutti, e viene fuori che le analisi del sangue fatte dagli americani dopo che hanno conquistato l'isola dicono che avevano il deindro e piandrosterone, precursore del testosterone, altissimo. È l'unico caso al mondo di deindro e piandrosterone, precursore del testosterone, che dice che sei giovane, altissimo. L'unico caso al mondo. Quindi, spero che sia chiaro che la longevità è solo quella sana. La longevità italiana e giapponese, al di fuori di Okinawa storica, è finta. È gente allettata, a letto. È gente che sta... in coma, è gente che sta a quattro malattie, che piglia... L'Italia è il paese al mondo dove la gente prende il più alto numero di farmaci. La media è di 15 farmaci per le persone settantenni, ottantenni. La media di malattie per le persone settantenni, ottantenni è di 4. Malattie croniche, non parliamo del raffreddore, malattie croniche. Dire che hanno sia il diabete, sia problemi cardiaci, che hanno messo lo stent. Guarda, ditemi voi, è longevo uno che ha 3 stent? Cioè, semplicemente perché siccome hanno fatto delle innovazioni tecnologiche, ma l'evoluzione non è tecnologica, l'evoluzione è biologica. L'unica evoluzione della specie è biologica, quando tu hai un adattamento morfologico o nel metabolismo interno. Ma i farmaci, siccome secondo l'igienismo non aiutano, anzi ostacolano la guarigione, ma da questo ragionamento sembrerebbe che il farmaco allunga la vita alle persone, anche se stanno a letto. Sì, il farmaco allunga la vita con effetti collaterali. Quello che l'igienismo non dice è che il farmaco ti dà una molecola che ti può servire, ma con una marea di effetti collaterali che ti creano, quindi se tu avevi solo una malattia e il farmaco ti tenga di tamponarla, gli effetti collaterali te ne fanno venire altre 3. Perché il farmaco è sempre accompagnato, uno, da altre molecole che ti fanno del male, due, dagli stabilizzatori, che ne so, anche per esempio la B12 che viene data, no? Che non serve a niente, c'ha la cobalamina, c'ha la cianocobalamina, ciano è lo stabilizzatore, ciano è cianuro, ti danno la B12 col cianuro. Quindi se non avesse delle complicazioni, potrebbe anche vivere di più se prendesse meno. No, è impossibile non avere delle complicazioni, perché mentre quella sostanza che tu dovresti, che necessiti, che sei in carenza, ti dovrebbe entrare insieme a una serie definita di minerali, vitamine, e quindi solo tramite la frutta e la verdura, le sostanze sono biodisponibili. Le sostanze che ti entrano attraverso la chimica non sono biodisponibili. Non, il corpo gli arrivano insieme a, cioè, un'assenza di vitamine, sali minerali e tutto quanto che ti impedisce il completo assorbimento di quella sostanza. Quindi in realtà non, ti dà un piccolo miglioramento in quella singola patologia, creandoti 3-4 patologie gravi. Questo è così che funziona. Vabbè, diciamo che è circolo vizioso, perché noi sopperiamo con i farmaci alla pessima alimentazione, alla non normalità. Con i farmaci e con interventi chirurgici, no? Mettono lo stent perché... Usiamo una medicina per curare quello che non... Ma non sei in perfetta forma poi, Non sei longevo. No. Quindi stai creando dei mostri. No, però io no, stavo dicendo che se noi avessimo un'alimentazione sana e un'attività sportiva... Sì, basterebbe vedere Okinawa. Infatti, quindi...
Però, quindi non dovremmo prendere però quello che loro creano medicine. non, non Sto sono, pagando sì, ma non sono esseri umani quelli che loro creano con le operazioni chirurgiche e con un le, profitto. sono No, degli è chiaro. zombie, no? Allora, come dire che dal film di Michael Jackson, dal video di Michael Jackson ci sono gli zombie, e allora sono longevi, no? Magari ci sono dei zombie di 100 anni e sono longevi pure quelli. Creano dei finti longevi. Viviamo in una società dove 1 miliardo su 8, 1 miliardo su 8 vuol dire il 12,5%, 1 miliardo su 8 è quello certificato che ha malattie neurologiche, tra cui prevalentemente l'Alzheimer. 1 miliardo su 8. Ma noi volevo dire che gli americani sono obesi perché mangiano l'hamburger e vanno a McDonald's, invece se l'americano fosse nato all'Okinawa sarebbe anche lui vissuto 100 anni, quindi Sì. ha la caratteristica Sano, dell'essere 100 anni longevo. Certo, sano. sano. Sì. Cioè Beh, anche l'americano ha la caratteristica Loma dell'essere Linda in America, eh? Loma Linda. sì, no, beh, io non conoscevo tutte le aree Sì, intorno no. alle Loma Linda è la aree. seconda Cioè zona la base è la blu. stessa, l'obesità è la stessa, ma poi c'è l'americano che deriva da una parte e poi Okinawa e la Linda che vanno Esatto. dall'altra. Un paese come l'India, statisticamente, eccetera, deve essere un posto del genere, visto che In sono teoria sono vegetariani. vegetariani ma non sono vegani e in più sono occidentalizzati adesso, quindi hanno aumentato un po' il consumo di carne. C'è solo una zona che si chiama Palitano, dove c'è solo una religione al mondo che è tendenzialmente frugivora, è il jainismo. Tutte le altre religioni sono carniste. Il jainismo, tra l'altro è famoso perché il papà di Osho era jainista, il jainismo si concentra in India, tutto vicino alla città di Palitana, che è nel nord. Ovest dell'India. Talmente tanto lì sono i jainisti che la città c'è un divieto di vendere carne. I musulmani che vivono a Palitana devono andare fuori a comprarsi la carne. C'è un divieto di proprio vendere e consumare carne in pubblico, nel senso nei locali. Quindi la città di Palitana però non mi risulta, anche perché non è che i jainisti siano tanti, magari sono il 30% degli abitanti, il 40% degli abitanti di magari anche il 50% degli abitanti di Palitano, ma altri 50% sono musulmani che mangiano carne. Quindi, giustamente tu dici, cazzo, l'India avrà 1 miliardo di, mezzo miliardo di vegetariani su 1 miliardo, però si sfondano di latticini, si sfondano Appunto il latte. di. Tieni conto che, per esempio, in Cina, invece, storicamente, non c'era mai stato consumo di latticini, avevano poche malattie perché erano molto contadini, molto rurali. Consumavano, erano quasi vegetariani, con l'occidentalizzazione, introduzione della carne, allevamenti. Pensa che talmente sono tanti gli allevamenti in Cina che è nata un movimento giovanile per l'ambiente, perché l'inquinamento nel mondo più alto di tutto è in Cina a causa degli allevamenti, perché l'allevamento è ciò che inquina di più al mondo. Che questo 5% di cinesi. 5% di cinesi vuol dire 60, vuol dire 2 miliardi di persone, 5 milioni di cinesi sono vegani, vegani per l'ambiente, perché è l'unico modo che avevano per reagire in una situazione politica che fa schifo, no? Questo per dirti cosa, che in realtà in Cina le malattie sono arrivate quando i contadini hanno cominciato a mangiare la carne occidentale e, commettendo gli allevamenti, e soprattutto i latticini. Beh, il latte. Che non esisteva prima, nessun latticino in Cina. E sono arrivate le malattie. Poi tieni conto che l'India è molto gerarchizzata, è molto povera e vive in una situazione di estremo degrado ambientale e igienico. Tieni conto che nel mondo è migliorato quando, a causa delle guerre, il cosiddetto supereroe occulto diceva al superiore palese: devi portare l'acqua e il sapone ai soldati. Perché prima, nelle guerre cosiddette coloniali, morivano tutti i soldati per le epidemie, perché l'igiene, scusa, scavavano le trincee, le guerre, erano tutte, non erano come l'antica Grecia, che facevano le pause, che c'era l'onore e tutto quanto. Le guerre dopo l'antica Grecia erano tutta una cosa senza onore e senza pause, dove le epidemie dilagavano. Anche se gli stessi spartani portavano il batterio della peste dell'acquedotto ateniese, quindi già all'epoca si conosceva come. Cercare, Biologica. sì, il batterio portato da un topo, il batterio della peste, la guerra biologica, già nasceva. Quindi, per dire cosa? Che l'igiene nasce solo per morire, perché per i soldati, per avere i passivi. L'igiene nasce perché i superiori occulti e palesi hanno cominciato a dire: cazzo, dobbiamo fare queste guerre di colonizzazione, dobbiamo stuprare gli africani, dopo che abbiamo stuprato anche i centro nordamericani.
allora portiamogli l'igiene, perché se no ci muoiono tutti i soldati e non riusciamo a fare, a combattere. E questo è così che nasce l'igiene. È documentato anche nel libro, tutti gli studi sul colonialismo è documentato. Comunque vorrei arrivare velocemente a Okinawa, così poi facciamo una piccola pausa. E finiamo. La longevità in generale è direttamente proporzionale al livello di antiossidanti di enzimi come la superossido dismutasi, studio di Tolmaf ed altri del 1980. La longevità è anche inversamente proporzionale alla velocità dello sviluppo e della produzione di ormoni specifici. In particolare, i prodotti animali determinano una maggiore concentrazione di diversi fattori che procurano uno sviluppo accelerato e patologico di estrogeni e ormoni della crescita, IGF-1, e inoltre favoriscono una pubertà e un menarca precoci e una menopausa tardiva. Studio di Westendorp del 2015. Invece una dieta priva o quasi di prodotti animali consente la comparsa del menarca in età maggiore. Wilcox ed altri, lo studio del 2007 di Wilcox è quello di Okinawa, il famoso Wilcox. Significativo è il fatto che la maturazione sessuale in natura, così come in molti popoli prima dell'era industriale, avvenisse verso 17-18 anni, mentre nell'umanità civilizzata, in particolare negli ultimi due secoli, avviene a circa 12-13 anni, studio di Cutler del 75. Mentre la fine del periodo riproduttivo dovrebbe verificarsi verso i 50 anni, come negli scimpanzé, che sono prolifici almeno fino a 42, studio di Finch del 2010. Infine va detto che la dieta onnivora e carnea favorisce la riduzione della lunghezza dei telomeri. Questa è la cosa fondamentale, oltre al dendro e piandosteroma. Il telometro è quello che dice quanto vivi. Più è lungo il telometro, più vivi. Più è corto il telometro, più stai per morire. Il telometro si accorcia in base a se mangi schifezze e se sei stressato. Il cosiddetto cortisolo, l'ormone dello stress, deriva dall'alimentazione, in particolare dal caffè, e dagli stress normali. Ma se tu hai il corpo che è acidificato dalla tua alimentazione, o qualsiasi stress ti arriva, è centuplicato. Quindi come se avessi 100 stress ogni volta che ricevi uno stress a causa dell'alimentazione. Infine va detto che la dieta onnivora e carnea favorisce la riduzione della lunghezza dei telometri, mentre una dieta vegetale, soprattutto la frutta, favoriscono l'azione della telomerasi. La telomerasi è l'enzima che impedisce che si accorcino i telomeri. Addirittura la frutta rallenta il processo fino a persino invertirlo, che è una cosa pazzesca, a invertire, cioè allungare un telomero, è praticamente impossibile secondo la scienza moderna. Questo è uno studio di Ornish ed altri del 2008, Ornish ed altri del 2013. Questa sui telomeri è veramente epocale e viene capita solo da chi si va a studiare cos'è un telomero. Quindi se la dieta onnivora favorisce tutti i processi implicati nei meccanismi di senescenza e di una longevità ridotta, viceversa, la frutta e i vegetali favoriscono tutti quei processi che rallentano il processo di invecchiamento e potenzialmente possono determinare un livello di longevità superiore. La popolazione più longeva al mondo, con la più alta prevalenza di centenari, è stata riconosciuta essere quella di Okinawa in Giappone. Una popolazione a bassa incidenza di malattie croniche, con una vita media di quasi 84 anni e un'aspettativa massima di 105. 105 sano. Wilcox, studio di Wilcox del 2007. Qua c'è una nota, dice: in alcune popolazioni mitologicamente raccontate, che sono i Vilcabamba, gli Hunza, il Caucaso, si pensava avere una percentuale di supercentenari, si è visto che in realtà era riportata, che l'età riportata di questi era sovrastimata. Studio di questo c'è stato uno studio scientifico fatto sugli Hunza, fatto da Mazes e altri nel 1982. Cioè era tutto sovrastimato. La popolazione esame, cioè di Okinawa, che per la superiore longevità, i centenari di Okinawa presentavano anche una ritardata senilità rispetto ai centenari occidentali. Studio di Bernstein e altri del 2004. La popolazione esame aveva caratteristiche in linea con il quadro precedentemente tracciato. Innanzitutto gli abitanti di Okinawa risiedevano in un clima subtropicale. Studio di Pullen e altri del 2013. Inoltre la popolazione era in media molto magra, con un BMI di circa 21 kg per metro quadro e con alti livelli di deindro e piandrosterone, DHEA, significativamente, che indicavano un livello di invecchiamento significativamente basso.
La dieta di Okinawa, prima della nipponizzazione che porta al pesce e prima dell'occidentalizzazione che porta la carne, a partire dal dopoguerra, aveva un rapporto moderato di calorie, ricca di glucidi, cioè i glucidi sono gli zuccheri, glucosio, fruttosio. L'85% era zuccheri. Zuccheri non quelli raffinati. Zuccheri della frutta. Ma a basso indice glicemico. La frutta e la patata dolce, che ha un basso indice glicemico. Quindi ricchi di vitamine e antiossidanti, flavonoidi. Non derivano dalla carne le vitamine e gli antiossidanti, derivano solo dalla frutta e dalla verdura. Mentre era povera di proteine, 9% di proteine e 6% di grassi, priva di zucchero raffinato, priva di sale. A Okinawa, talmente gustano la loro frutta e verdura, zero sale. Però qua il 9% da dove arriva? Beh, da... E sai cosa? Io suggerisco di andare... 9% di proteine... No, aspetta, fammi finire. Nettamente favorevole al potassio l'alimentazione. Infine si trattava di una dieta quasi esclusivamente vegetale. Prodotti animali, 1%. Questo è lo studio. Sì, c'è già qualcosa. 9% di queste magari potevano mangiare un pochino di legumi o un pochino, cioè nella patata dolce ci sarà un pochino, per arrivare al 9%. No, nella frutta ci sono le proteine. Sì, c'è l'1%. Non la considerano, ma c'è la proteina. No, ci sono. Il problema è la quantità, perché se uno mangia una mela non c'è tutte le proteine. Se uno diventa fruttariano ne mangia... Sì, però già se mangi l'avocado hai già il 3-4% di proteine. La quantità che ti arriva... Le olive già hai delle proteine. Comunque 1-2%. Qualcosa. No, questo è falso. È falso. 1% vuol dire zero. Sai cosa, Max? Per saperlo... Cioè, scusami... A fare le nostre ricerche. Vabbè, ma questo è di qualsiasi cosa della vita, di qualsiasi cosa... Sì, andiamo lì. Non ha senso, cioè, fate Wilcox, le ricerche. Però dico, l'1% è uguale a zero. La narrazione mondiale dice che noi dobbiamo mangiare il 20% delle proteine animali. 20%, quando a Okinawa ne mangiavano l'1. Sì, uno qualcosa. Ma no, non è qualcosa. Uno è zero. In statistica, in matematica, tutto quello che è 1% equivale a zero. È come dire, che ne so, anche un erbivoro può mangiare un lombrico mentre mangia l'erba. È che vuoi dire che quindi è carnivoro? E siamo sempre sotto l'1%. Sì, ma sotto l'1%. Vuol dire zero. Ma se no non lo nominava l'1%. Ma vuol dire zero 1%. Non è la narrazione che ci dice che devi mangiare... Il corpo non è qualcosa. È sempre vicino allo zero. Tu devi capire cos'è lo zero e cos'è il 20%. 20% che dicono che dobbiamo mangiare gli animali è tanto. Sì. Comunque io finché non vado lì chiedo... Sì, ma questo anche per il taglio cucito. Finché tu non ti fai un corso di taglio cucito, non puoi dire che il taglio... viene da qualcuno. No? Come ho detto prima, quello che io ti dico devi andare a controllarlo. Sì. Come lo controlli sono fatti tuoi. Vai a leggere lo studio di Wilcox, vai a Okinawa. Sì, questo perché noi facciamo il dibattito, se no... Comunque finisco. Comunque quello che conta è il deindropiandrosterone, non c'è un'altra cosa. Il deindropiandrosterone era ai massimi livelli ed è l'unico caso in tutta la storia dell'umanità. D'altronde, all'interno della popolazione occidentale contemporanea, l'altro gruppo che negli studi ha mostrato presentare la più alta longevità si rivela essere quello degli avventisti californiani che seguono una dieta vegetariana / vegana. Studio di Fraser del 2001. Io ho finito. Magari un'altra volta leggeremo tutta la parte sull'ecologia e sull'ecocidio e su come gli allevamenti stanno distruggendo il pianeta, acidificando i terreni. Sappiate che i cosiddetti scandinavi di solito appaiono come quelli un po' più avanti a livello civico. In realtà non sono più intelligenti, ma gli olandesi hanno dovuto comprare gli allevamenti confinanti con le foreste, perché gli olandesi hanno detto, non perché siano intelligenti gli olandesi, ma hanno dovuto salvare le foreste. Gli allevamenti confinanti con le foreste, allora l'allevamento acidifica il terreno e lo rende irreversibilmente inutilizzabile per tutta la vita, lo distrugge per sempre. Ma la caratteristica dell'allevamento è che distrugge anche i terreni confinanti. Quindi gli allevamenti olandesi, così come quelli di tutto il mondo, Brescia e Cremona, la gente non può uscire di casa, talmente l'odore degli allevamenti è incredibile.
che per salvare le loro foreste hanno dovuto comprare, il governo olandese ha dovuto comprare tutti gli allevamenti confinanti con le foreste, per impedire che venissero acidificate e irrimediabilmente distrutte anche le foreste olandesi. Stessa cosa i danesi. I danesi stanno introducendo, agevolando imprese vegane e imprese per la tutela ambientale, perché anche loro hanno capito che l'ambiente in Danimarca sta per essere devastato dagli allevamenti. Hanno visto quello che fanno gli olandesi. Però nel resto del mondo, soprattutto negli Stati Uniti, che portano avanti il pensiero dominante nella medicina, ricordatevi che la medicina nasce dalla Fondazione Rockefeller. La Fondazione Rockefeller è quella che ha scritto i libri di medicina americani, e i libri di medicina americani sono quelli che hanno poi, da cui sono stati copiati tutti i libri di medicina del mondo. Fa sì che, sì, va bene, ci sono gli allevamenti, però il problema è il surriscaldamento terrestre derivante da, non si capisce bene cosa, dagli inquinanti, che ne so, dallo spray. In realtà il riscaldamento globale, che è pochissimo, avviene per i cicli solari. Tenete conto che il pianeta da sempre ha momenti di estremo riscaldamento e momenti di gelo. Per esempio l'ultima piccola glaciazione è stata nel 1500, noi stiamo ancora uscendo dalla piccola glaciazione del 1500. È normale che ci stiamo riscaldando. E questo per dirvi cosa? Che in realtà tutta questa narrazione sul riscaldamento globale, bla 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 bla, serve solo a una cosa, a coprire e a occultare il fatto che c'è solo un inquinamento nel mondo, devastante, e che distrugge irrimediabilmente il terreno. Ed è quello degli allevamenti. Sappiate che noi abbiamo 5 miliardi di ettari vivibili dall'uomo, cosiddetti antropi, antropizzabili. Non sono antropici perché non ci vive l'uomo. L'uomo vive nel meno dell'1%. 1%, l'uomo non vive. Vive nell'1% di 5 miliardi di ettari antropizzabili. L'88% di questi terreni è in mano agli allevamenti intensivi. Cioè sarebbe il 66%. Il 33% è in mano all'agricoltura, ma di quel 33%, due terzi, quindi in totale il 22%, sono all'agricoltura per dare da mangiare agli allevamenti, dargli dei semi, come la soia, quando in realtà sono degli erbivori, no? Poi si lamentano che diventano una mucca pazza. Ma cazzo, un erbivoro gli dà da mangiare un seme, non è una gallina, no? Quindi l'11% dell'agricoltura per la specie umana, noi siamo in meno dell'1%. Quindi in statistica non esistiamo neanche. Perché il nostro terreno non esiste. Ma infatti è vero che non esistiamo, perché siamo costretti a vivere in palazzi uno sopra l'altro, cioè in formicai. Il problema della cementificazione. C'è, ma tutto deriva dall'allevamento, perché siamo costretti a vivere uno sopra l'altro, perché tutti i 5 miliardi di ettari, si intende per 5 miliardi di ettari tutti quelli che non sono deserti, tutti quelli che non sono ghiacciai, tutti quelli dove si può vivere tranquillamente, ma non possiamo. Anche e quindi siamo all'allevamento, no? Vai. Addomesticati. Addomesticati, sì. A proposito di cervello grande. Il cervello grande è inutilizzabile. È come avere un supercomputer della NASA, con un mega hardware, e poi c'è il software che è del VIC-20, del Spectrum, del Commodore 64. Che è superiore. Cioè che non vale niente.